Gianmarco Centinaio, lei ha definito il Presidente del Consiglio Matteo Renzi il becchino delle autonomie locali, perché? Perché da un Presidente del Consiglio che ha fatto il Presidente di provincia, che ha fatto il Sindaco di una grande città, non ci aspettavamo un provvedimento di questo tipo, un provvedimento che ha lo scopo di massacrare le amministrazioni provinciali, ha lo scopo di massacrare i comuni, i piccoli comuni in particolar modo, ma anche per esempio quelli di area, quelli delle aree metropolitane, dove i sindaci di questi grossi comuni, pensiamo per esempio a Milano, dove il sindaco Pisapia non è in grado nemmeno di garantire l'ordine pubblico nelle periferie, immaginatevi come potrà garantire un tenore di vita elevato ai comuni che non fanno parte di Milano ma che rientreranno in questa macro area. A nostro parere questo decreto ha anche uno scopo, che è quello da un lato di massacrare le province e non riusciamo a capire perché, ma dall'altro lato il signor Renzi porterà all'attenzione degli elettori italiani un numero pauroso e spaventoso di nuovi consiglieri comunali, si parla di quasi di 27.000 consiglieri comunali in più e più di 5.000 assessori in più. Quindi da una persona che in più di un'occasione ha detto che voleva tagliare la casta, il fatto di portare 32.000 nuovi politici in più, questo non lo riusciamo a capire, veramente è inaudito e questo Presidente del Consiglio a nostro parere deve andare a casa il prima possibile, perché sta facendo più danni lui in pochi mesi che Letta in un anno.